mattina è tempo di più. Ragazzi, oggi siamo tornati con una challenge che abbiamo già fatto una volta, vero Pippo? Sì. Ovvero la non scegliere la scatolina sbagliata challenge Schifico Edition. Bravissima. Allora, vedete, tornate le nostre tre scatoline tutte colorate, bellissime, arancione, azzurro e verde. Adesso vi spiegheremo il gioco. Il gioco che vince ad ogni. Ecco. No, però sembra più alto di me, Pippo, non va bene. Ecco. Vai. Siamo uguali. Comunque, allora, vedete, il gioco funziona così. Noi abbiamo tre scatoline, che poi ovviamente... E qual è la scatolina sbagliata? Quella che non ha? Niente. Che non ha le schifico naturalmente dentro. Perché? Invece... Comunque, noi vi vogliamo dire che non stava mai che ha messo i pacchetti interi, perché non ci stava. Perché non ci stava. Li ha messi quelli già spacchettati nell'altro video. Bravissimo. Così, se noi troviamo la bustina schifico, diciamo ok, possiamo spacchettare una bustina. Altrimenti. Prendiamo da qua. Oppure possiamo trovarne anche due, ragazzi. E alla fine faremo tre turni a testa, alla fine chi ne avrà spacchettati di più avrà vinto questa challenge. Diamo inizio ai giochi. Io inizio io, però. Va bene, inizia tu. Nostra mamma ti ha fatto tutto, quindi scegli senza toccare niente, dici il colore. Allora. Dai, veloce. Di. Verde. Verde, prendi. Sentiro. Inizia già così lui, va bene. Spacchetta, cosa devo dirti? Finiamo l'album. Ok. Tiamo, vabbè, se la faccio già vedere spaventosa. No, aspetta, te le giro io. Allora, questo è Bastiardo Dentro. Ok, vabbè, ragazzi, si chiama così, eh. Vabbè, vabbè. Questo qui. Ok, molto mostriciattolo. Ok, proprio dentro. Questo qui non lo facciamo vedere perché l'avete già visto nell'altro video. Ok, Roby svogliato, l'avevate già visto. Poi, come si chiama questo? Aspetta, piegalo bene. Si chiama Edgardo Barrisco. Chissà perché. È notte! Questa è molto carina, questa mi piace. Poi ci sono le due metal, tutte che luccicano. Allora, questo è bellissimo. Luke Manganella. Fate già! È bellissimo! C'è proprio la... come si chiama? Qualcosa, quella massa dei cavernicoli, la clava! Ecco, dei cavernicoli. Poi... Allenatore. Strafagno Spigoli. Oh! Mamma mia, è proprio tutto spigoloso, diciamo. Ok, adesso tocca a me e quindi bisogna rischiare. Siamo pronti a vedere l'uno zoo di Filippo. No, dai! Allora, io, visto che sono la persona solare, scelgo l'arancione. No! Sì, il cotton fioc! Ma dai! Posso spacchettare il cotton fioc? Spacchetto un pacchetto per cotton fioc. Dai, che schifo! Dai, basta! Quindi niente. Tocca a te di nuovo. Oh, adesso ragazzi tutti veramente a gufare Pippo, veramente non deve prendere blu. Un pacchetto. Sento il rumore che mi piace. No! Fammi vedere. Le matite! Oh, vedete, avete gufato benissimo. Ho spaccato la matita. E adesso tocca a me. Comunque. Oh, ragazzi, tocca a me. Adesso devo per forza prendere una bustina. Almeno. Allora, devo concentrare. No, l'arancione mi ha portato male prima. Verde. Verde speranza, ragazzi. Si dice la verde speranza. Allora. Muoversi non si muove niente. Due! Ho superato Pippo! Vieni pure qui! Ragazzi, quindi adesso ne prendo due e le spacchettiamo insieme. Dai, ti dai un po' con le carte. Dai, vediamo un po'. No, vabbè, ragazzi, la prima è bellissima!
Ma bellissimo questo. Allora, Mimmo Cresciutello si chiama. Ti guardate così? Con le gambe. Molto molto pelose queste gambe, direi, eh? Cioè proprio, ecco. Comunque, poi la prossima, oh mamma, si chiama Nibbio Valpadano. C'è Pippo, guarda. Sì, l'ho già visto e mi piace tanto questa cosa. Cioè, guarda. Guardate che bello. Troppo simpatiche. Poi questo, Tristano Ribaldo. Ah, ce ne sono altri due. Poi, oh mamma mia. Ho già visto, Tina. Can Cabbaia. Ok, Can Cabbaia. Ah, c'è questo, direi più un lupo praticamente. E poi questo qui che si chiama Danny Baccello. Fammi vedere. Guarda, troppo simpatica. Poi altro pacchettino. Aspetta, come va? Ok, mi confondo perché sono quelli vuoti. Allora, finito vuoto. Perché? Dopo non voglio lavorare. È il tuo ultimo turno, dopo Pippo. Sì. Allora, c'è Danielo Stressa. Cioè, guarda, te lo stressa proprio. Cioè, pizzicava, pizzicotti come qualcuno. Qui. Poi, questo è Click Body Corp. Oh, mamma mia, questo già è, immagino. Con tutta la carta igienica, naturalmente. Questo è bellissimo. Poi, Batista Batostas. Ah, forse questa qui l'abbiamo già vista. L'ha presa proprio una batosta. Ci credo. Ci credo. Poi, questa, Loffi DJ. DJ set. Con le sue casse e tutto per... proprio del DJ. E poi, Giocatorin Scorretto. Ah, l'avevamo già vista. C'è l'altro che gli tira i capelli. Ok, adesso tocca a te. Adesso ti batterò Vaneto Couture. Va bene. Dai, allora, se ti prendo, sono sicura che ne trovi. Di sicuro, allora, figurati. Aspetta, io faccio questo ragionamento. Quindi che prima le figurine l'ho trovate nel verde. Mm. So già che non ci sono. Quindi devo decidere tra blu e arancione. Vai. Io scelgo l'arancione. Prego. Me la butto a caso. Naturalmente questi sono i nostri punti, ragazzi. Non c'è rumore. Ok, cosa positiva? Per me? Per te? Naturalmente. Ecco. Una? Ah, una. E due! E due! No, mi è illuso però. Ne ho tirata fuori una sotto. Umiliazione! Quindi tu sei a tre, io a due per adesso. Però ho ancora un round. Spacchetto, spacchetto! Vai, è contento lui proprio. Ma tu non devi dire ste perdendo. Dovreste piangere. Ok, vai. Di pure tu i nomi, falle vedere, te le piego se vuoi. Io te le piego? No, ok, sei bravissimo tu. Vai. André Belgolletto. Pum. L'avevamo già fatto vedere. Ah, sì, del gol. Sì. Ah, sì, dell'altro che... la palla buca la rete, lui, salta, me la ricordo. Poi? Gian Gianni Lampadino. Ah! Fa vedere... questa è bellissima! No, è una delle mie preferite. Piace un casino. Poi questa è luccicosa, questa cosa è luccicosa. Vai. Come si va? È giusto, così. Ultra Coppa. Fa vedere. Bellissimo, proprio. Ma mi si morde anche le mani, cioè, guardate. Poi? Miracolo. Miracolo di Donnarumma. Mi è tutto aggrovigliato. E poi io, Tony Mi Perfori. Oh mamma mia. Ecco la palla proprio. come male che non è così nella realtà, perché sennò ragazzi... Secondo pacchetto già aperto. Vai. Lui lì? Sannida. Mizzica! Gallo! Cioè, è bellissimo. Guarda, una scena... Massaggiatore! Lui è il massaggiatore. Vai. Beve. Oh mamma! Proprio dispiace, proprio fa...
Spalmazio Cremine, infatti, ecco. Proprio. Adoro. Poi Sandro Khan. È simpaticissimo. E già, Sandro Khan, come Sandro Khan, cioè guardate. Vabbè, non ho parole. Poi io ho Colo Zanzariolo. Ah, non è la zanzara! Mamma mia che... Il appunto, poverino! Ti stanno due braghe. Vai, fallo vedere. Vediamo un po'. Ma al contrario, Pippo. Eccolo qua. C'è una scuola che si chiama Fischiatino. Va bene. Sì. Adesso mi devi battere. Ok. È arrivato l'ultimo turno anche per me, ragazzi. Cioè siamo 3-2. Una possibilità di vincere. È una, allora, è una possibilità di perdere, una possibilità di pareggiare. Io ti dico, ho provato l'arancione e il verde, non mi ricordo se l'azzurro l'ho provato. Sì, l'hai provato. Ci avevo trovato il cotton fioc. Sì. E adesso mi voglio fidare. Ecco. Non c'è rumore. Ah, questo è un attimo delicato. Una! Sì! Te bravi! E quindi nel calendario del challenge scrivete un punto a testa. E quindi ragazzi dobbiamo spareggiare. Quindi faremo un altro turno a testa. Tipo. Quindi spacchetto velocemente il mio pacchetto. Allora, mica ti placca. Cioè, una scena proprio ok, fa molto senso. Poi, Semi Castigatos. Poverino! Così. Ah, perché hai espulso l'arbitro, ecco. Oh, che bello! No, vabbè. No. Giuditta Leprozza. Cioè, ragazzi, le orecchie da cronista! Che okay, questa me la incornicio proprio. Non metterla nell'album questa. Sì, la metto. Dai, cioè, mia preferita. E poi c'è lui invece che secondo me ti piace, piace molto a te, perché è Miciotto Mix. Il gattone! Come? Cioè di fine è uscito un coniglio e un gatto. Cioè, le coincidenze della vita, ragazzi. Adesso comunque adesso tocca. Si decide tutto sulle mie spalle. Allora, quindi che abbiamo fatto tre turni, ho scelto già tre colori. Adesso... Devi ripetere, devi ripeterne uno più. Su! Vai! Verde. Verde, vai, verde speranza anche tu. Senza troppi rumori. No, lo devi rovesciare. Vediamo cos'è. Dai, visto? Sono capitati anche a te. Però se adesso tu sbagli, sì. Vabbè, lì pazienza, scegliete voi. Però, ok. Una ragazzi, allora. Visto che Pippo sono riuscito i cotton fioc sul verde, io riprovo il verde. Ecco. No, aspetta, prendi. Apri. No, no, ragazzi, non ci posso credere. Massimo, andiamo avanti. Io ho il cotton fioc. Cioè, proprio questo è il destino che io non devo mai vincere. Ragazzi, facciamo una cosa. Abbiamo visto tutti. Abbiamo vinto tutti e due, 3-3. E quindi. E quindi adesso ce ne apriamo una a testa per consolazione. No, due. No, una Pippa a testa. Poi naturalmente se voi volete decidere nei commenti chi ha vinto, chi ha trovato le carte più belle. No, un punto a testa. Nella come cosa. Questa. Mi piace. Allora. Io ho trovato No! Nino Sbilenkovic. Chissà perché, i nomi sono... Fa vedere, mamma mia! Sbilinkivic! Io invece ho trovato Pedrito Peraria. No, vabbè, guardate questo che avevo saltato proprio in aria. Danny, ho trovato la calciata. Danny Ruggito. Il leone! Bellissimo! Il mio Viticcio Domalcan. Domalcan. E fatti c'è un cane. Fatti c'è un cane. Poi. Rino Cucchiaino. Ta-da! Va bene. Nella Fischianti.
Bello questo! Bellissimo. Vabbè. Poi il mio, cioè, guardate questo che bello. Napolitano. Napolitano. Ecco, guardate perché. C'è Pulcinella, ragazzi. Però bellissimo il nome. Napolitano. Infernus. Infernus si chiama la scuola. SCC. Ah, ok. Poi tocca a te, Pippo. Vai, la prossima. Come si fa? Ok, vado io. Si chiama chi è? Cioè, quel punto interrogativo proprio. Cioè, questo Abramo bye bye. Perché bye bye? Dello Scolonia SSC. Serve dal Bologna. Vai, fallo vedere da vicino. E poi il mio ultimo. No, ragazzi. Questa viene un po' dopo il coniglietto, però, cioè, guardate. Carlo Magno Tortelloni. Cioè, con va tutti bene. I tortellini. Guarda. Bellissimo. E mi l'ultima. Magno Magna Zuc. Tutti le magnano proprio. Vai, Magna Zuc. Mamma! Mamma mia, quante zucche. E adesso no, ti saluti. E tu cosa fai? Va bene. Allora, salutiamo Samuel Del Prete, che è un ragazzo veramente speciale. Ci ha scritto una lettera, un ragazzo di Taranto. Ci ha scritto un'email veramente dolcissima. Infatti noi ti abbiamo risposto. Intanto io vi saluto a tutti perché io devo aprire e quindi sono un po' impegnato. Comunque veramente grazie, sei veramente stato dolcissimo. Mandiamo un bacione grandissimo a te, ma anche alla tua mamma che ti ha aiutato a scrivere. È tutto. Bacioni, Pippo. Naturalmente, ragazzi, vi ricordiamo che se volete scriverci una letterina, mandarci un vostro disegno e comunque delle cose del genere, mi raccomando, potete farlo tranquillamente, non ci disturbate. Anzi, trovate qua sotto il nostro indirizzo email, così potete inviarla lì. No! C'è stata una cosa che non avevo mai visto. Due carte uguali nello stesso pacchetto. Sì! E vabbè, capita. Allora, poi salutiamo Romana Romanista, Marco Montigiani, Tommaso Caloiero, Luca Leonardi, Alessia Bacca, Miranda Francesca con l'account Elda Arapi, Emma Asanai, Michele Brodo, che vuole in particolare un saluto da Pippo. Michele. Ciao Michele. Simona Mangano, Ginevra e Andrea con l'account Ginevra Ciambellotti, Franci Bro Gamer Ostuni, che ha un canale, quindi se volete andarci a darci un'occhiata andate pure. Poi Clelia Chirilo, Cristian Coppola, Sara con l'account Emanuela Cannuccia, Generoso De Gennaro, Giulia Leonetti, Beatrice con l'account Alicia Pera, Maria Marano, Giuseppe Squillace, ok, Gabriele Corallo, Ele Dreams, Manica Cormaci, Giovanni Ciurlia, Marti X08X, Romina Zanutel, Daria Gabriella Ciufo, Soraya Afzali, Rosi Volpe, Desire Naro, Aurora Sciviglia, Miriam Mondino, Sabrina Cristina Rotaru, Mayram Galliano, alla quale facciamo gli auguri perché da poco ha fatto il compleanno, Pippo? Auguri! Tanti auguri! E poi Gianfilippo Scarito. Ti piace questa canna? Gianfilippo. Ok, ragazzi, mi raccomando, vi mandiamo un bacio enorme, un abbraccio fortissimo. E quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su, siete iscritti al canale, guardate il mio canale, questo mi ci sono e stai bomba. Sì, mi raccomando, ragazzi, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo e quindi saluti da Tina e Pippo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!